se il taglio dei parlamentari, che non sarà fatto a settembre, sarà fatto a ottobre. Io penso che il taglio dei parlamentari sia anche un'assicurazione sulla vita di questo governo, perché è chiaro che una volta che viene fatto quest'ultimo, quest'ultimo passaggio, molto probabilmente si riuscirà ad andare fino alla fine. Beh, insomma, non mi sembra uno, un grande però deve essere accompagnato. Sono d'accordo col Partito Democratico quando dice che va modificata la legge elettorale, vanno anche, secondo me, reintrodotte le preferenze, perché è necessario che i parlamentari abbiano un rapporto con il territorio. Questa cosa qui che c'è in Italia alle politiche è veramente assurda, cioè, va cambiata velocemente. Il modello proprio Prima Repubblica.